collegamento stabile tra Sicilia ed Europa che dobbiamo chiudere entro la settimana. Ho fatto una riunione stamattina sul codice della strada, che è data 1992, con una cinquantina di istituzioni, poi chiederò magari il sostegno del forum anche sul tema della sicurezza stradale. E poi c'è il tema acqua, su cui abbiamo passato buona parte delle ultime giornate, con cui ho aperto il Ministero stamattina prima delle 9, con cui lo chiuderò stasera alla stessa ora. Chi è il commissario? Cosa fa il commissario? Perché ho visto, il 2022 è l'anno più secco degli ultimi 500, il 2023 è cominciato malissimo, con una quantità di precipitazioni nevose ai minimi storici. Basta dare un occhio al Garda piuttosto che al Po per rendersi conto che soprattutto nel nord-ovest, in parte del nord-est, si affacciano una primavera e un'estate terribili. Il Ministero che ho l'onore di guidare si sta occupando in questo momento, al di là dei commissariamenti, di 528 dighe, di questo stiamo parlando. Negli ultimi giorni, al di là di quello che accadrà, abbiamo sbloccato i lavori di alcuni di questi invasi. Siamo andati ad appalto a fine 2022 della diga di Pietrarossa in Sicilia, i cui lavori cominciarono nel 1983, e abbiamo stanziato i milioni necessari per la progettazione della diga di Vento sull'Appennino Reggiano, di cui si parla da 30 anni e su cui ci furono i comitati del no allora, e immagino ci saranno anche adesso perché c'erano le lontre in zona, però io penso che le lontre si possano spostare, non è un animale stupido, la diga lì serve e va fatta. E dopo l'incontro qua sarò al Ministero per incontrare il professor Toscano, che è uno dei massimi esperti per quello che riguarda l'acqua, che ha la fortuna di essere commissario della diga di Campolattaro, che è uno dei più grandi invasi del Mezzogiorno d'Italia, e dopo oltre 20 anni dovremmo essere arrivati a compimento perché mancavano i tubi per portare l'acqua fuori dalla diga, cioè c'era la diga ma mancava la tubazione che portasse l'acqua fuori dalla diga. Ci sono anche altri invasi, penso alla diga di Combinadovo in Sardegna, su cui stiamo lavorando, quindi questo al di là dei poteri commissariali e dei decreti. Finanziare opere idrauliche ferme da anni, sì. Col Ministero dell'Ambiente stiamo lavorando per alcune semplificazioni. Abbiamo calcolato che di queste 528 dighe noi perdiamo un terzo della capienza per l'accumulo di detriti e di fanghi, che vengono considerati rifiuti ma non possono essere trattati alla stregua dei rifiuti, quindi stiamo correndo come MIT, perché poi la regia, non solo perché la cabina di regia dipende dal mio ministero, ma anche la regia delle infrastrutture idriche, la pianificazione dipende dal mio ministero, e quindi occorre che l'ambiente ci dia una mano per velocizzare e semplificare due temi su cui si può intervenire adesso, perché l'estate io metto a progetto i lavori della diga di Vento. Corriamo come matti, un anno e mezzo di progettazione, 3 anni e mezzo per l'esecuzione, quindi vuol dire che il primo metro cubo d'acqua io ce l'ho fra 5 anni, quindi è giusto pianificare per evitare di trovarci qua fra 5 anni a dire non c'è. Se però arriva un commissario, il problema io ce l'ho a giugno, ce l'ho fra 2 mesi, non fra 5 anni. Quindi medio e lungo termine stiamo correndo come matti al Ministero, e ho l'orgoglio di guidare un Ministero che, a differenza di altri, potrebbe spendere più dei soldi che ha in cassa. Il problema di parte della pubblica amministrazione italiana è che ci sono sulla carta progetti anche del PNRR sovrafinanziati rispetto alla capacità di messa a terra e di apertura cantieri. Se a me, e infatti io nel decreto acqua, se arriverà in Consiglio dei Ministri martedì, chiederò che ci siano dei soldi, perché il commissario senza soldi o l'emergenza senza soldi non la si risolve. Faccio un esempio: noi abbiamo messo come fondi del PNRR 900 milioni di euro per la lotta alla dispersione idrica, quel 40% di dispersione idrica che grida vendetta al mondo, che riguarda il sud ma riguarda anche il nord, perché sono 150 milioni di progetti della regione Trentino Alto Adige, per intenderci. Ebbene, noi siamo in overbooking, ovvero sia con quei 900 milioni abbiamo accontentato una parte della domanda in graduatoria. Se mi arrivano in cassa 1,2 miliardi, io accontento altri 84 progetti che sono già vidimati e timbrati, quindi sono soldi che metto a terra ed è dispersione idrica che io evito nell'arco non di qualche anno ma di qualche mese. E quindi sarà fondamentale che il decreto siccità, il decreto emergenza acqua, il decreto pioggia, perché poi servirà anche
servono dei soldi, quindi nel decreto servono poteri, cabina di regia, eventuale commissario e soldi, perché altrimenti non se ne esce. Modifiche normative per smaltire i fanghi e gli detriti, il materiale da scavo che mi sta portando via un terzo della capienza delle dighe, poter gestire anche l'acqua in uscita, derogando dalla normativa attuale, poi prendendo delle responsabilità per decidere ovviamente fra l'idroelettrico, l'irriguo e il civile e l'industriale, ci vorrà qualcuno, non lo invidio, onore e onere, che si prenda la responsabilità di dire X, Y e Z. Vista la contingenza e visto che altrimenti gli enti locali rischiano di non mettersi d'accordo, si decide che tot va all'irrigo, tot va all'idroelettrico e tot va all'uso civile e all'uso industriale. Stiamo lavorando con i tecnici del Ministero, fortunatamente ci sono tecnici eccellenti, non tanto sull'aumento della capienza, perché la capienza di una diga è condannata da ingegnere, quindi non può essere politico a decidere che quella diga deve essere più capiente, quanto dall'uscita, che può essere sì incrementata. Stiamo lavorando sui progetti di stop alla salinizzazione delle acque dolci, con particolare attenzione al Po, ovviamente si abbassa il corso d'acqua, invece dei 60 metri ne porta 15 adesso, quindi rendetevi conto di come dal Veneto sta entrando acqua salata con tutti i disastri conseguenti all'interno del bacino, e su questo c'è un progetto su cui stiamo lavorando. Serve una semplificazione normativa dei 1.001 enti che gestiscono il tema, serve un'opera di comunicazione sull'uso consapevole della risorsa idrica, e questo mi pare evidente, non possiamo essere il paese che acquista più acqua minerale in bottiglia e consuma più acqua dal rubinetto, delle due l'una, evidentemente non si dà il valore necessario al patrimonio acqua. E poi ci sono altri temi su cui stiamo lavorando. Settimana scorsa abbiamo progettato 21 invasi, però è cambiato il mondo, nel senso che la stragrande maggioranza di questi invasi sono al centro-sud, mentre in questo momento l'emergenza è a nord, Piemonte, Lombardia, Emilia e parte del Triveneto. Quindi io qua ho lo schema di decreto legge recante misure urgenti per il contrasto alla siccità, c'è la cabina di regia che pianifica e che ho il piacere e il dovere di coordinare, poi c'è un tema, c'è il tema di quanto la pubblica amministrazione paga i suoi ingegneri. Io stamattina ho chiesto a chi dirige il settore dighe, 528 dighe, non due, quanti siamo? Mi sento parte di una squadra, 150 in tutta Italia. Ho chiesto, ma c'è, al di là delle assunzioni, una graduatoria di ingegneri da far scorrere, perché se metto lì un bando di assunzione fra 6 mesi siamo ancora lì a fare il concorso? Sì, c'è una graduatoria di alcune decine di ingegneri da far scorrere. Io nel decreto voglio mettere soldi e personale, perché altrimenti non riesco a mettere a terra quello che faccio. Però ho chiesto, ma quanto prende? Se settimana prossima viene a Portapia un ingegnere di 25 o di 45 anni che, scorrendo la graduatoria, dice ci sono e faccio parte dello staff che combatte l'emergenza siccità, cosa gli diamo? Non arriviamo a 1.600 euro al mese. E quindi, sì, è stata la mia reazione. Quindi... No, perché io sono molto d'accordo con lei su questo, riguardo anche gli insegnanti, trovo certi salari assurdi, tra cui questo. Donia, il convegno Ambrosetti ci sta, visto quello che parte sulla televisione pubblica, quindi diciamo che siamo assolutamente più nella norma. 1.600 vuol dire che o abiti vicino a Roma, meglio se vicino al Ministero, o se stai a Milano o a Palermo, per 1.600 euro al mese evidentemente non vieni a combattere l'emergenza siccità a Portapia. Quindi questo è un altro tema. Ne ho aggiunto un altro, poi ci ragioneremo con gli amici di Ambrosetti, l'ho portato fuori nell'ultimo Consiglio dei Ministri, perché riguarda appunto tutte le opere, parlavo del decreto Ponte piuttosto che di altro,
È vero, bisogna puntare sui giovani e bisogna puntare sulla formazione e aumentare gli stipendi, perché evidentemente qualunque privato venga a offrire più di 1.600 euro ti porta via domani 50 persone, perché è chiaro che un privato difficilmente ti offre meno di quella cifra, però io per converso non posso neanche usare pensionati assolutamente in gamba, validi ed efficienti, perché la normativa, la Madia me lo impedisce. Quindi io ho persone di 66 anni assolutamente straordinariamente performanti che al massimo possono venire da me per un anno gratis. Tu capisci che butti via una quantità di esperienza acquisita, di know-how e di accompagnamento alla professione che è una bestemmia perdere visti i tempi che corrono. Quindi nel decreto, e il nome è l'ultimo dei problemi, perché poi può essere Tizio o può essere Caio, però deve avere normative più snelle, deve poter contare su un personale numericamente plausibile, perché altrimenti se domani il MEF, e non capita, ma se capita mi firmasse un assegno da 10 miliardi, io non ho il personale per progettare, appaltare e mettere a terra questi 10 miliardi, motivo per cui nel codice degli appalti ho insistito per reintrodurre l'appalto integrato, ovvero sia colui che fa i lavori me li progetta anche, perché 5.000 comuni italiani hanno meno di 5.000 abitanti, tu te lo vedi l'Appennino Reggiano, il comune di 2.000 abitanti sull'Aspromonte, con l'unico geometra comunale e il segretario comunale che mi fa un progetto da 40 milioni di euro. Quindi l'appalto integrato significa vinci l'appalto, vinci l'esecuzione dei lavori, mi fai anche la progettazione. Avrete capito, e poi mi taccio perché voglio arrivare in Consiglio dei Ministri martedì con questo decreto, che le difficoltà sono tante, perché è facile dare la notizia al TG1 stasera, arriva il commissario, ma il commissario ha bisogno di personale, di denaro, di modifiche normative, valutazioni impatto ambientale, sovrintendenze al paesaggio, i beni archeologici e qui e là e su e giù. Serve la compatibilità con le norme europee, ovviamente, è la giornata mondiale dell'acqua, io però qua per spostare un metro cubo in Italia, se non ho il timbro della Commissione europea, poi finisco in infrazione. L'utilizzo delle acque reflue è fondamentale, raccolgo l'acqua piovana più dell'11%, sì, ma intanto oggi pomeriggio, perché per fare un invaso un po' di tempo mi serve, dai depuratori, in gran parte eccellenti, stanno uscendo metri cubi di acqua che io riutilizzo solo per il 4-5%. Ecco, il commissario, mi dicono, potrebbe firmare l'autorizzazione a usare per fini irrigui quell'acqua in uscita, così come il commissario potrebbe firmare a sua responsabilità l'aumento della capacità degli invasi. Ora poi codice civile, codice penale alla mano, fra l'abuso d'atti d'ufficio, l'anno erariale, il danno erariale e quant'altro, non lo invidio questo commissario. Però cosa fatta capo A, bisogna poi mettere d'accordo gli enti locali. C'era ieri l'altro l'apertura dell'Arena di Verona sul tema Trentino-Veneto, perché poi rischiamo la guerra dei poveri, il problema del lago di Garda, ci sono esigenze turistiche e ci sono esigenze agricole, quindi devi mettere d'accordo chi sta su e chi sta giù per cercare di venire incontro a tutti. Ecco, noi abbiamo preparato questo schema di decreto legge che su cui stiamo perdendo veramente il sonno. Mi ha chiesto anche un fondo da 700 milioni di euro all'anno per migliorare la sicurezza degli invasi. Noi abbiamo calcolato che con 20 milioni una parte di quei 528 invasi tu li metti a norma recuperando 1 miliardo di metri cubi all'anno, quindi non c'è una bacchetta magica. Poi mi recupererò le 10 proposte, alcune delle quali potremo portare avanti, altre delle quali magari non saranno di così immediata soluzione, però posso garantire che al di là della giornata mondiale dell'acqua che ci serve per essere qua, poi il problema è anche domani e dopodomani. Quindi io penso che con un po' di coraggio, con un po' di buona volontà, con un po' di quattrini, con un po' di personale motivato, l'anno prossimo, a Dio piacendo, potremo parlare di numeri leggermente migliori. Poi mi sono letto l'elenco degli illustrissimi relatori al convegno, vedo anche
dell'ex ministro Giovannini, che ringrazio per il lavoro che ho trovato al Ministero, il relatore più importante, mi sembra che l'abbiate avuto questa mattina alle 9:30, che si occupa di meteorologia, perché poi quello per decreto non lo posso mettere in articolato, però è chiaro che qua c'è un fenomeno mondiale, se l'anno scorso è stato il peggiore degli ultimi 500, noi possiamo attutire anche, e chiudo, con una grande campagna di comunicazione. Parlavo stamattina di sicurezza stradale, noi abbiamo chiuso l'anno scorso con 3.120 morti sulle strade italiane, nel 93% dei casi dovuto a errore umano, in principal modo a distrazione, e alzi la mano chi non lo fa almeno una volta: smartphone, telefonino, WhatsApp, chat, risposta. È chiaro che lì è la tecnologia che deve aiutare a accompagnare. Noi abbiamo un ministero delle campagne di comunicazione, però evidentemente bisogna pensare a qualcosa che entri nelle scuole e nelle università. Parlavo stamattina con la LUIS, di un pochino più impattante rispetto a attento quando guidi, non bere quando guidi, non drogarti quando guidi, fermati alle strisce, perché evidentemente c'è bisogno anche sull'acqua di qualcosa di più impattante, perché tutti diamo qualcosa di troppo per scontato, anche gli enti pubblici che hanno un uso e un abuso del consumo dell'acqua pubblica. Leggevo che in Trentino stanno iniziando a consigliare per il momento di non usare acqua potabile per lavare le macchine e per fare altro. Ricordo che quando ero bambino la casetta dei miei nonni in Liguria non si poteva innaffiare perché c'era un problema idrico, e non so se e cercheremo di fare in modo che non sia così il ritorno ai razionamenti, però sicuramente bisogna lavorare ad aprile per evitare il disastro a luglio ed agosto. Serve l'intervento dei privati, serve l'intervento anche economico dei privati che abbiamo previsto nel codice degli appalti, servono per i ponti, serve per la gronda di Genova, serve per l'alta velocità fra Palermo, Catania e Messina, dove sarò domani, serve anche per l'acqua, magari ragionando anche sulle concessioni, perché evidentemente se ti tolgo qualcosa per l'idroelettrico ti posso compensare in altra maniera, in altro periodo. Insomma, stiamo lavorando come matti per mettere a terra un sacco di idee, e vi ringrazio perché anche dagli atti della vostra giornata di lavoro, sicuramente nel decreto acqua, che spero veda la luce martedì, ci sarà qualcosa anche dell'Ambrosetti e di chi ha partecipato alla giornata di oggi, quindi vi ringrazio e mi permetterò di rubare alcune delle vostre idee. Se a voi avanza qualche miliardo, noi siamo disponibili a raccoglierlo. Grazie a tutti.